Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un ulteriore sistema di gestione password, oltre a quelli che vi ho già mostrato in passato e che potete trovare raccolti nella playlist dedicata ai gestori di password sul mio canale. Allora, il titolo dice PASS, che è il nome del password manager che vado a presentarvi, e dunque il password manager da terminale semplice funzionale. Ecco, quindi questa volta si tratta di un'alternativa ai password manager che vi ho presentato in precedenza, come ho detto prima, i quali sono provvisti o di un'interfaccia grafica, diciamo di un programma con interfaccia grafica, o sono magari integrati nel browser, nel navigatore web. Ecco, questo particolare password manager invece lavora tutto nel terminale. Ecco, detto così magari può spaventarvi inizialmente, magari potete dire: oh no, ancora una cosa da terminale, quando al giorno d'oggi il terminale è superato, le interfacce grafiche qua e là e su e giù. Però fatto sta che questa alternativa che vi presento è parecchio interessante, pratica e soprattutto leggera, avendo appunto bisogno solo di un terminale. Quindi io ve la presento, poi se vi attira la vostra attenzione, vi affascina, vi incuriosisce, potete sempre provarlo anche sul vostro sistema operativo e giudicherete poi voi se sarà comunque più pratico e comodo usare un altro gestore di password con interfaccia grafica, oppure adottare questo PASS, questa alternativa chiamata PASS. Allora, ok, fatta questa premessa, vi ho già detto appunto che si chiama PASS, ovviamente c'è nel titolo, e posso fare questa precisazione anche che, come dire, più che un programma che include tutte le funzionalità classiche di un gestore di password, PASS in quanto tale si può essere definito un programma a cappello che sfrutta utilità già esistenti come la crittografia, PGP, la generazione delle password, eccetera. Ovvero, a terminale ci sono delle utilità, esistono delle utilità singole da usare nel terminale che permettono appunto la crittografia, la generazione di password e altre funzionalità. Ecco, questo programma che noi utilizzeremo, PASS, sfrutta questi moduli già preesistenti, quindi non ha reinventato l'acqua calda, ma diciamo raggruppato in un modulo confortevole e semplice per più possibile a terminale, ha raggruppato queste utilità e le guida nel suo utilizzo, nel loro utilizzo. Quindi, ecco, diciamo che la modalità di creazione di questo pass si può definire intelligente, ecco, senza riscrivere codice per nulla, sfruttato codice già esistente. Ecco, questa era una premessa dovuta. Quali sono i punti di forza di questo pass rispetto ad altri gestori password, almeno secondo il mio punto di vista? Allora, uno l'ho già detto all'inizio, dipende solo dal terminale, ovvero voi avete necessità esclusivamente di un terminale per poter usare questo programma, quindi niente interfacce grafiche specifiche di desktop Linux, che ne so, KDE piuttosto che GNOME, piuttosto che Unity, piuttosto che questo, quell'altro, niente, semplicemente un terminale. Questo implica che questo gestore di password può essere usato evidentemente su qualsiasi sistema Linux che voi preferite usare, indipendentemente dall'interfaccia grafica del vostro desktop, voi potete pur sempre all'interno di un terminale usare questo programma. Questo secondo me è un punto di forza, nel senso che non vi sto presentando qualcosa che potete usare solo se usate Ubuntu con Unity, oppure solo se usate GNOME, oppure solo se usate KDE, ma indifferentemente da quello che voi preferite usare, potete sempre usare questo pass senza problemi. Inoltre, come fa ad archiviare le password, a gestire la nostra banca dati, il nostro database di password? Ecco, PASS non usa formati di file, come dire, proprietari specifici di
un programma di gestione password o non usa database, proprio banche dati specifiche, magari non compatibili gli uni con gli altri. Ecco perché uno dei, secondo me, uno dei punti deboli, tra virgolette, di altri gestori di password è che ognuno è carino finché si vuole con la sua interfaccia grafica, ma quasi sempre dietro usa un formato suo, con una sua sintassi o con una sua banca dati per gestire l'archivio delle password. Può essere anche un file XML, per dire, però con i suoi specifici tag, le sue specifiche strutture di questi file XML, magari, e che sono incompatibili, non si parlano con gli altri programmi. Ebbene, questo programma Pass, invece, cosa fa? Non fa nient'altro che salvare le password in singoli file di testo crittografati con il sistema PGP. Ecco, non sto a descrivere cosa sia il sistema PGP in questo video, perché non è il tema di questo video, ma in più ho già creato un video che parla di questo sistema di crittografia a chiavi pubbliche e private, noto, standard, esistente da anni, e ho creato un video che è presente sul mio canale. Basta che cerchiate questo titolo, quindi firmare e crittografare i documenti con il sistema PGP per uno scambio sicuro. Ecco, andate a prendervi questo video sul mio canale se volete sapere di più sul sistema PGP. Per quanto riguarda il presente video, vi basti sapere che è un sistema molto noto e diffuso per crittografare dei file, ecco, dei documenti, quindi per renderli illeggibili a chiunque che non abbia la password per decrittografare, per decifrare questi file. Ecco che quindi dico, torno sul punto di forza che stavo descrivendo un attimo fa. Quindi Pass non usa formati di file personali specifici non compatibili con altri, ma semplicemente ogni password che noi dichiariamo, che noi inseriamo in Pass, con Pass, lui crea un corrispettivo file di testo, un semplice file di testo, ma ovviamente protetto, crittografato con il sistema PGP. Inoltre, un altro punto di forza, l'archivio appunto non è un singolo file o un database dedicato, ma si traduce questo archivio che crea il programma Pass in una cartella nel file system organizzata in file sotto cartelle che contengono, come dire, la struttura dell'archivio di password che noi vogliamo dare tramite Pass viene tradotto nel file system in una cartella principale con delle sottocartelle per se noi creiamo delle categorie di password, oppure direttamente in file, quali file sono uno a uno una password, un file. E quindi non c'è nessun pericolo che l'archivio si corrompa prima di tutto, perché se voi usate un password manager, un gestore di password che archivia tutto in un singolo file, se quel file si rovina per un qualsiasi motivo, perché non so, perché sul vostro disco c'è un difetto di lettura scrittura, qualsiasi motivo, se si rovina questo file, avete perso l'intero accesso al vostro intero archivio password. Mentre qui, grazie a Pass, che archivia quindi un file, una password per ogni file, mettiamo il caso che si rovini uno di questi file, ma tutti gli altri li avete comunque a disposizione. In più sono proprio semplici file nel file manager, quindi li potete gestire molto facilmente. Un altro punto di forza è che l'archivio, appunto, può essere organizzato come si vuole, sia tramite le funzionalità di Pass, sia direttamente nel file manager, perché appunto Pass non usa delle regole particolari per gestire questi file, ma semplicemente sfrutta il sistema di cartelle e sottocartelle del file manager. Quindi voi potete usare sia Pass, sia andare direttamente, un caso qui di Ubuntu con GNOME Nautilus, direttamente nel file manager a copiare, incollare, spostare, eliminare file e password direttamente addirittura nel file manager, neanche attraverso il programma stesso. Poi quando fate ripartire, richiamate Pass la prossima volta, lui replica, va a leggersi la struttura di cartelle, sottocartelle
del suo archivio e ricostruisce come voi avete modificato l'archivio delle password. Quindi lo vedremo fra un attimo quando passiamo alla pratica, e forse mi rendo conto che spiegarlo così solo a parole magari è un po' difficile da intuire, da capire. Comunque, ecco, ho detto che viene usato il file manager e quindi il sistema di cartelle sotto cartelle. Se voi le modificate qui in Nautilus o le modificate attraverso le funzionalità del programma, è la stessa cosa. Potete spostare i vostri file di password in sottocartelle e automaticamente PAS riconoscerà questa modifica la prossima volta che lo richiamate. Ecco, molto, diciamo, come dire, carino e molto pratico questo fatto di poter gestire direttamente le nostre password in questo modo. Ecco, poi c'è ancora un paio di punti. Come dire, anche se per qualsiasi motivo PAS non dovesse più funzionare, non dovesse più essere disponibile, non dovesse più essere sviluppato, dovesse sparire come programma, comunque avreste sempre a disposizione le vostre password, perché sono, ripeto, dei semplici file di testo crittografati con una chiave PGP. Quindi potete sempre accedere anche senza PAS alle vostre password. Prendete il singolo file di testo e lo decifrate con il sistema GPG già preinstallato in Ubuntu, per esempio, sistema di gestione password e chiavi, e potete comunque leggere in chiaro le vostre password anche al di fuori del programma PAS. Quindi non è forzatamente obbligatorio usare PAS per decifrare le password e poter usare il vostro archivio PAS. Potete anche farlo puntualmente andando sul singolo file. Chiaro, è più pratico e confortevole usare PAS, ma proprio nell'estrema sfortuna e sciagura che PAS non dovesse sparire dalla faccia della terra, avreste comunque i vostri file singoli, un file, una password a disposizione e accessibili. Questo non succede per i gestori di password alternativi a questo PAS, gli altri gestori di password che solitamente proprio scrivendo le cose nell'archivio PASWT a modo loro, è sempre necessario avere quello specifico programma per accedere all'archivio PASWT. Se quel programma sparisce, non funziona più, non è più sviluppato, rischiate di perdere il vostro archivio perché avete a disposizione un database o un file non più accessibile, non avendo più le regole giuste per accedervi, mentre con PAS vi staccate da questa logica. E questo è molto, molto interessante. Secondo me sono dei punti di forza interessanti da valutare per adottare o meno questo gestore di PAS rispetto ad altri. Ecco, poi, vabbè, forse il più banale di tutti a questo punto, dopo tutti gli altri punti di forza che ho detto, l'archivio delle PAS, essendo di fatto una cartella con al suo interno il contenuto appunto dell'archivio delle PAS, è facilmente salvabile e trasportabile anche. Voi vi salvate quella cartella da qualsiasi parte avete bisogno di salvarla e avete con voi tutti i file con tutte le password. Naturalmente sempre cifrati e crittografati, questo se è sottointeso. Allora, come possiamo iniziare ad usare questo pass? Cosa dobbiamo fare per poterlo utilizzare senza problemi? Ovviamente la prima mossa da fare è installarlo. Quindi si apre Ubuntu Software Center, io ce l'ho qui aperto giusto per farvi vedere dov'è. Quindi Ubuntu Software Center, cercate PAS, vedete qui ho già messo qua la stringa di ricerca, vi esce il software corrispondente a quella parola chiave che avete messo e almeno a me è apparso per primo, vedete comunque che c'è un pacchetto, un software che si chiama proprio PAS. Eccolo qua, io l'ho già installato. Voi fate installa e vi ritrovate appunto PAS installato. Ecco, questo lo posso anche chiudere, quindi qui banalmente Ubuntu Software Center. Poi c'è una particolarità, se non avete mai usato il sistema di chiavi PGP né in Ubuntu né in altre distribuzioni perché non avete mai usato questo sistema, non avete mai, come dire, badato a questo particolare, ecco, ma se usate già questo sistema,
e avete del contenuto utile, quindi le vostre chiavi segrete, private, pubbliche, eccetera, eccetera, le avete raggruppate in questa cartella. Quindi nella vostra home, una cartella nascosta perché c'è il puntino davanti, si chiama GNU PG. E eccola qui, GNU PG, vedete che all'interno ci sono tutti i file di gestione di questo sistema di chiavi di cifratura GPG o PGP, ecco, GPG perché GNU PGP in realtà il sistema è PGP come sigla, però appunto nelle distribuzioni Linux è installato, è presente il sistema GNU PG, quindi accorciato in GPG, vedete? Quindi è un po' una confusione di sigle, ecco, il sistema è PGP e il sistema di gestione di PGP è GNU PG, GPG. Vabbè, insomma, sembra un gioco di parole. Comunque, c'è questa cartella e per usare appunto pass senza che escano degli avvisi, dei messaggi di avvisi sulla sicurezza qua e là, dobbiamo verificare che questa cartella sia abilitata esclusivamente alla nostra user. Ovvero siamo nella nostra home, quindi avete fatto la login, siete acceduti alla vostra sessione sul vostro PC, quindi è personale questa cartella, è la vostra. Altri user dovessero esserci sullo stesso PC avranno la loro punto GNUPG. Quindi fate tasto destro, proprietà e sotto la scheda, quindi apriamo la scheda permessi. E dobbiamo assicurarci che la situazione sia questa, ovvero io, quindi io proprietario della home, quindi di questa cartella, posso sia creare che eliminare file, quindi posso fare di tutto perché sono il proprietario, ma il gruppo al quale appartiene la mia user non può fare nulla e nemmeno chiunque d'altro che accede a questo PC può fare niente su questa cartella. Quindi diciamo che questa è la disposizione che dovete verificare come i permessi di sicurezza di accesso a questa cartella nella vostra home, cartella nascosta, e quindi dovete fare, vi ricordo in Nautilus, mostra file nascosti, se no non la vedete questa cartella perché inizia con un puntino davanti. Quindi verificate che la disposizione sia questa, quindi creare, eliminare, nessuno, nessuno. Una volta verificato quello, abbiamo messo a posto il secondo punto di premessa. Terzo punto, se l'avete già, siete già a posto. Se non l'avete ancora, dovete crearvi almeno una chiave GPG con la quale poi verranno crittografate le nostre password. Quindi se non avete mai usato questo sistema, non l'avrete di sicuro. Se invece siete già abituati ad usare questo sistema, avrete una o più chiavi da poter usare per questo sistema. Ecco, come si fa a creare questa chiave PGP? Con il sistema GPG, voilà, si può usare un comando da terminale, esattamente questo, copia e incolla nel terminale, poi seguite i passi che escono, vi vengono chiesti, fate un paio di domande facili, li seguite, oppure usate il sistema interfaccia grafica che si chiama Seahorse e per esempio in Ubuntu, sto parlando di Ubuntu, visto che uso quello, è già preinstallato, quindi è già presente. Come si fa? Si apre la dash e si cerca per esempio password. Quindi aprite la dash. Oh, vediamo un po' se ci riesco, ecco. Password. E vedete, inizio a scrivere pass di password e la prima che appare è password e chiavi. È questa che ci interessa. Questo qui è il gestore delle password e delle chiavi, appunto chiavi PGP. Quindi si apre quel programma che io l'ho già aperto qui, vedete le due chiavette, l'icona. Io che ho già usato in passato questo sistema, vedete ho un po' di chiavi già create a suo tempo. E però io vi mostro adesso come si fa a creare una chiave, senza entrare troppo nei dettagli, velocemente una chiave qualsiasi, giusto da usare come chiave dimostrativa per questo video e per far vedere come si usa Pass. Quindi, come si fa? Si apre il programma, si sceglie la categoria chiavi GNU PG, eccola qua. Ok, chiave PGP.
No, cioè scegliere chiave PGP. Prima devo premere il pulsante per aggiungerne una nuova, quindi scelgo la categoria chiavi in UPG. Poi qui c'è un pulsante più per aggiungere, vedete, aggiunge nuova chiave. Allora aggiungo la nuova chiave, scegliere che tipo di chiave PGP, eccola qua, è proprio la prima già selezionata. Facciamo continua e poi qui vengono fatte un paio di domandine. Allora, inserire il nominativo, io metto, siccome io sono Nicola Jelmuri, metto Nick Jelmo, sto inventando, e vediamo un po' come l'ho chiamato dopo negli esempi, Jelmo Nick, ecco, anche qui chiedo un indirizzo email, però non è che va a verificare se esiste o no, quindi mi invento, proprio inventato anche un indirizzo email come riferimento, ok. Possiamo anche aprire l'opzione avanzata e inserire un commento perché questo commento viene usato anche lui per, come dire, per creare più casualità nella creazione della chiave nuova. Ecco, perché dietro questo sistema ci sta tutto un sistema, scusate il gioco di parole, per creare casualità, per creare un codice casuale univoco delle chiavi, della chiave che stiamo creando. Ecco, anche il commento viene preso dentro in questo sistema, quindi possiamo mettere chiave PGP per video tutorial su pass, ops, pass, ecco. Poi facciamo crea. Premiamo il pulsante crea. A questo punto ci viene chiesta la password. Questa è quella, la parte importante perché questa password è quella che poi useremo in pass per crittografare tutte le password che creeremo e che archivieremo con pass. Quindi assegnare una password che è poi quella usata anche da pass. Ovviamente questo è lo scopo. Quindi si protegge questa chiave PGP con questa password. E a sua volta proteggiamo le nostre password con questa password. Ecco. Quindi mettiamo una password semplice, pippa, pippa e facciamo ok. Ecco, finita la procedura di creazione. Allora, finita, ma qui non è apparsa nell'elenco la mia nuova chiave. Perché non è apparsa? Perché in realtà la procedura di creazione della chiave sta, come dire, girando in background dietro le quinte in questo momento. È un processo che dura qualche minuto e sfrutta, tra l'altro, il mio consiglio, anzi l'obbligo è di continuare a usare il PC normalmente. Quindi se avete da scrivere un documento, andate avanti a scrivere, se dovete muovere il mouse e girarvi attorno nel desktop, fatelo pure, perché nel frattempo sotto, dietro, il sistema sta creando la chiave più casuale possibile. Più casuale possibile vuol dire che sfrutta l'entropia, quindi il disordine causato dall'uso del PC, della tastiera, dei dischi, del mouse, quindi usa tutto il sistema, questo sistema PGP per creare la chiave. Quindi vedete che non appare perché sta lavorando dietro. Aspetta che io muovo il mouse, che io, che ne so, scrivo qualcosa con la tastiera, faccio enter, qualsiasi cosa e tutto viene raccolto per creare casualità, entropia, disordine per creare questa chiave. Quindi ci vuole anche qualche minuto, quindi non abbiate fretta, aspettate, non è che non è funzionato la procedura, ma prima o poi apparirà questa chiave. Ecco, intanto che aspettiamo, io metto in pausa il video e ci risentiamo quando la chiave è apparsa nell'elenco delle chiavi, così possiamo procedere a vedere concretamente come si usa questo programma PASS. Quindi, a fra poco. Bene, rieccoci a continuare questo video. Quindi è terminata la procedura, abbiamo a disposizione la nostra chiave, dove l'abbiamo? Eccola qua, vedete che è apparsa nell'elenco, eh? Aspettato un minutino dopo che ho messo in pausa il video ed ecco che è apparsa la nostra chiave, quindi Nick Yelmo, email fittizio Yelmo Nick e il commento chiave PGP per video tutorial. Ecco, noi sappiamo che la password che gli ho assegnato è pippa, tutto minuscolo, quindi possiamo procedere finalmente. Dobbiamo inizializzare pass, quindi una tantum. Questa è una procedura, quindi una sequenza, un comando da fare la prima volta per fargli inizializzare la cartella prima
principale sotto la quale verranno poi archiviate le password. Quindi questo, il gestore di password non ci serve più. Veniamo nella home, sempre con attive la visualizzazione delle cartelle dei file nascosti. Questo perché stiamo per creare il nostro archivio password, che sarà a sua volta una cartella nascosta. Quindi procediamo. Dobbiamo usare questo comando: pass init, quindi init sta per inizializzazione, e yelmonic è appunto yelmonic, l'ho creato proprio così, il nostro indirizzo email fittizio. Naturalmente voi createlo con indirizzo mail vero, cioè molto è meglio, anzi è scontato che per i vostri scopi, magari come dire, di scambio di mail o di file crittografati, ovviamente è giusto che ci sia un'email esistente. Io, per scopi didattici, qui in questo video va benissimo questo email che non esiste. Ma fa niente, il nostro scopo è raggiunto, abbiamo creato la nostra chiave che va benissimo per i nostri scopi. Quindi, ripeto, pass init yelmonic, quindi copia. Il nostro terminale, facciamo incolla e facciamo enter. Ecco qua, cosa ci risponde? Quello che io ho riportato qui nella nostra scaletta. Cosa ci dice? Che ha creato una cartella nella nostra home che si chiama Password Store. Vediamo se è vero. Eccola qua, Password Store, che attualmente è vuota, se non l'unico file che esiste all'interno è un file che indica a pass, quindi al programma pass, quale chiave PGP è stata usata per inizializzare l'archivio e che verrà usata per crittografare le password. Perché avete visto, per esempio, nel mio caso, che ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilità di chiavi PGP, ma il programma pass deve sapere a quale abbiamo legato l'archivio, deve sapere quale usare. Ed ecco che lui, nel suo failetto qui, ha inserito un file che gli permette di capire quale usare delle chiavi del vostro archivio di password e chiavi. Quindi ha creato lui questo file con scritto yelmonic, giustamente, il nostro indirizzo email fittizio. Quindi abbiamo creato il nostro archivio. E lui dice appunto, vi conferma, password store initialized for yelmonic, quindi è inizializzato, pronto all'uso. E siamo a posto. Questo era una tantum, e l'avete fatto, avete aperto il vostro archivio. Andiamo avanti. Adesso vediamo le funzionalità, quindi cominciamo a usarlo. La prima cosa, mi viene spontaneo ovviamente, essendo un archivio password, cosa facciamo? Inseriamo una password conosciuta. Per conosciuta si intende che non voglio generare una nuova password, ma io ne ho già una da usare, pronta, già impostata, e la voglio semplicemente archiviare in pass. Quindi uso questo comando pass insert, perché voglio inserire una nuova password. E faccio seguire quello che dico qui fra parentesi, la struttura delle sottocartelle, se voglio usare delle sottocartelle, è laddove verrà poi inserito il file con la mia password crittografata. Quindi procediamo: pass insert, facciamo proprio come lì nella scaletta. Quindi faccio prove utente. Quindi mi creerà la sottocartella prove e il file utente al quale sarà legata una password. Quindi faccio enter. Lui mi dice: guarda che ti ho creato la sottocartella prove, e sotto prove per il momento non c'è nulla perché adesso devo impostare la password. Lui mi dice enter password, cioè inserisci la password per la user utente o la user ID utente. Diciamo ipoteticamente abbiamo un sito web nel quale accediamo con la user utente e la sua password. Allora noi vogliamo salvarci la password per questa user utente da usare in questo sito ipotetico web. Quindi password per utente, io banalmente metto utente, quindi ripeto la user e password, anzi faccio utente 1 giusto per differenziarla. Faccio enter, lui mi dice
reinserisci la password per prova che l'abbia scritta giusta, quindi utente 1 e faccio enter, è finito il comando e vedete che qui in alto, quindi cartella principale password store, sotto cartella prove c'è un file che si chiama utente.jpg e qua dentro c'è la password crittografata, quindi legata alla user utente. Quindi avete visto, ho dato una struttura di cartelle, qui facile, solo una sottocartella, prove, e gli ho detto metti il file utente con la sua password e lui l'ha archiviato, quindi vedete che l'archivio password comincia a formarsi. Io posso creare quante sottocartelle voglio, basta che lo indico nel percorso del comando insert, slash sottocartella, sottocartella, l'ultima voce utente sarà la user, il nome del file corrispondente solitamente alla user legata alla password. Ecco qua. E così via, eh? Questo è l'inserimento di una nuova password. Vedete che non è per nulla difficile. Adesso a questo punto abbiamo cominciato a creare il nostro archivio password. E come facciamo a elencare le password? Che poi se sono tante, come facciamo a tenere a mente come abbiamo chiamato la tal cosa, quale sottocartella appartiene, eccetera, eccetera. Allora c'è un comando che permette di elencare la struttura praticamente delle sottocartelle, dei file, la struttura del nostro archivio password. Quindi il comando può essere in due forme, pass o pass spazio ls, fanno la stessa cosa, eh? Quindi noi usiamo il più corto, pass enter, e vedete che in una forma, per così dire, grafica, viene mostrato la struttura come da file manager delle cartelle, delle sottocartelle. Quindi abbiamo password store che è la cartella principale, il nostro archivio password, poi c'è la sottocartella prove e sotto il file utente, quindi l'ultima foglia dell'albero sarà uno, due o più o 10 file a seconda di quante ne vogliamo archiviare qua sotto. Ecco, quindi semplicemente con pass senza dare nulla ci viene riproposta terminale la struttura del nostro archivio password. Vedete qua, l'ho messo nella scaletta. Poi, come faccio invece a generare una nuova password? Quindi non ce l'ho ancora a disposizione, ma la devo creare perché magari mi sono appena iscritto in un sito web e mi chiede ovviamente di crearmi user e password. Allora c'è anche questa opzione, quindi invece di pass insert devo fare un pass generate. Ecco, in questo esempio io mi creo una password lunga 20 posizioni, 20 caratteri, con caratteri, numeri e simboli. Mettendo questa forma di comando nella creazione della password vengono inseriti caratteri maiuscoli, minuscoli, cifre, quindi numeri e anche i simboli, non so, la chiocciolina, il punto esclamativo, la parentesi, queste cose qua. Quindi proviamo. Già che qui faccio copia e incolla, facciamo incolla, enter, ed ecco qua che mi mostra quello che ha creato. Vedete, ci sono sia simboli, sia lettere, sia numeri. E sempre nella sottocartella prove mi ha creato anche per la user test 1 la password, questa qua, insomma, illeggibile e immemorizzabile, insomma, è proprio complicata questa, generata da zero. Rifacciamo il comando pass e vedete che adesso la struttura rispetto a questa sopra è aumentata di una voce. Test 1 ovviamente perché ho creato un nuovo file di questa user, test 1 user ID con la sua password legata che è questa qua. Ecco, quindi vedete che in realtà è semplice, non è vero che sono termini inglesi, i soliti comandi in inglese, però non è difficile da tenere presente che c'è un insert per inserire una nuova password che si conosce, un generate per generarla, eccetera, eccetera. Non è così difficile, eh? Basta prenderci un attimo la mano ed è un ottimo gestore di password. Qualora volessi cambiare questa password che non mi piace, quindi come dire sovrascriverla, io posso rifare lo stesso comando e lui se ne accorge che esiste già e quindi mi chiede se voglio sovrascriverlo sì o no. Posso rispondere yes o no.
E lui sovrascrivo, rinuncia di sovrascrivere, quindi posso anche rifare una password se non mi piace quella che ho generato. Puoi generare una nuova password, però questa volta senza simboli. Perché dico questo e mostro questo? Perché a volte i siti web o gli accessi di qualsiasi genere non sempre digeriscono bene i simboli. È molto meglio spesso creare password solo con lettere e numeri. Perché i simboli, appunto, magari anche per questione di alfabeti, di codifica, di caratteri, non sempre sono ben digeriti. E poi create la password, ve l'accetta, la rimettete la prossima volta, vi dice sempre password errata. Quindi, per non rischiare, a volte è meglio limitarci alle lettere e ai numeri e tralasciando i simboli. Come si fa? È molto simile il comando a quello di prima, ma c'è una opzione in più, meno n, appunto, che impedisce di utilizzare i simboli. Quindi vedete che rispetto al comando qua sopra, praticamente dopo generare c'è solo un meno n in più. Crea una nuova password test2, vedete, me l'ha generata, e vedete che non ci sono simboli, solo lettere e cifre. E ha creato test2. Quindi ancora una volta, se guardiamo la struttura del nostro archivio password, vediamo che comincia a diventare bello carino, password store, e sotto le nostre tre voci che corrispondono ai tre file. Poi modificare comodamente la password nell'editor nano. Ecco, quindi pass, come dire, lavora in simbiosi con l'editor da terminale predefinito che è nano, che noi abbiamo già visto come usarlo in altri video. È un editor di testo da terminale, nano. Ecco, con questo comando, appunto, questo che useremo fra poco, possiamo anche gestire proprio comodamente, modificare magari una password o aggiungervi ulteriori informazioni. Adesso vi spiego meglio. Quindi, come si fa a editare, quindi a modificare con l'editor nano? Intuitivamente, pass edit, quindi il comando è edit. Allora, pass edit, andiamo a richiamare la prima password che ho creato, chiamata utente. Tra l'altro, già che ci sono, che riprendiamo una voce esistente, vedete che come per i comandi da terminale c'è l'autocompletamento anche qui, quindi scrivete una parte del vostro archivio password, una parte fate, premete il pulsante tabulatore e ve lo completa da solo. Vedete, non dovete scrivere tutto quello che avete generato in precedenza, ma basta scrivere poche lettere che sono univoche. Con il tasto tabulatore c'è l'autocompletamento anche all'interno di pass. Quindi editiamo questa password e vedete che, tra l'altro, per poter modificare una password, quindi vederla in chiaro, mi viene chiesta la password con la quale è protetta. Quindi stiamo per aprire questo file, utente, e mi chiede la password della nostra chiave PGP che abbiamo creato. Quindi ricordate, era pippa. Quindi metto, digito pippa, faccio sblocca. Poi torneremo su questo punto, più in là. Ecco, mi si apre l'editor nano, lo vedete qui, con la password che avevo impostato per questo file utente, user utente, password utente 1 avevo messo. Ecco, diciamo che 1 mi va bene, magari dico no, la password voglio che sia utente 11, e in più questo sistema gestore di password permette di aggiungere delle note nei file con la password, e vi mostro come. Voi andate a capo, commento di questa password. Allora, questa user e password sono del tutto fittizie. Cosa succede? Ho scritto praticamente, come un qualsiasi file di testo, ho scritto quello che volevo. L'importante è che nella prima riga, resti la password e solo la password. Questo perché? Perché quando useremo il comando fra poco, tra pochissimo, di pass, che ci permette di copiare negli appunti la password per poi incollarla nel nostro sito web per accedervi, o in qualsiasi programma
anche locale del vostro PC che richiede una user, una password, per intenderci dappertutto. Ecco, pass considera solo la prima riga di testo di ognuno di questi file. La prima riga per lui è la password, quindi la prima riga riservatela, mi raccomando, la password. Quando andate a capo, qui potete scrivere anche tutta la Divina Commedia che lui se ne frega, serve solo a voi come commento di questa password, qualora riteneste opportuno o aveste bisogno di inserire ulteriori commenti o specifiche per l'uso di questa password. Comunque l'importante è che la prima riga sia riservata alla password. Dalla seconda in avanti fate ciò che volete. Ecco che qui ho messo il mio commento, quindi control, combinazione tasti control O per salvare, enter, scritte 5 righe, vedete qua in basso scritte 5 righe, ho salvato. Control X per uscire da nano, ma questo se avete già guardato altri video ormai lo sapete, control X, esco da nano e abbiamo editato, abbiamo modificato questo file, utente GPG. A questo punto, come facciamo a visualizzare una password? Semplicemente richiamandola, la specifica cartella, sottocartella, struttura fino al specifico file. Ecco qui. Ho messo come esempio prove test 1, potrei anche fare prove utente per visualizzarla, così vediamo che l'avevo modificata. Pass prove utente, enter, mi chiede la password. Allora, vedete? Diciamo che lui mi visualizza tutto il file di quella password, vedete anche il commento. La prima riga è la password, quella che non dovreste far vedere a nessuno, diciamo io ovviamente ve la sto mostrando perché sto mostrandovi come funziona Pass, quindi ho poca importanza per queste user e password inventate, però ricordatevi che questo è pur sempre un vostro segreto, la vostra password, e il resto è commento. Quindi se volete visualizzarvi le note che avete messo legate a una password, ricordatevi che con Pass la prima riga vi mostra comunque la password, quindi non fatelo, come dire, con un pubblico dietro le spalle, ecco. E vedete che qui ci presenta tutto il contenuto. Tuttavia, la prima riga, come ho detto prima, è riservata alla password, quindi quando facciamo il comando, come lo facciamo adesso, in questo momento, per copiare la password negli appunti, verrà copiata solo la prima riga, il resto appunto è commento. Adesso lo facciamo. Come si fa a copiare la password negli appunti senza mostrarla? Quindi io sono, ecco che non ho messo il terminale attivo, quindi io pulisco il terminale. Anche se ci sono delle persone attorno a voi che stanno assistendo a quello che fate, avete la possibilità con questa opzione meno C di copiare direttamente la password negli appunti senza mostrarla a nessuno. Quindi mettiamo che in un caso reale, di utilizzo reale, anche se sono in pubblico, io posso fare tranquillamente mio pass meno C, prove, utente, enter, mi chiede la password. E cosa mi dice? Ho copiato, ti ho copiato la user per la password, per la tua user, per il tuo accesso prove utente nella clipboard, ovvero negli appunti, e ci resterà per 45 secondi. Quindi ho tempo 45 secondi prima che un sistema dietro le quinte pulisca gli appunti, quindi faccia sparire la nostra password. Quindi vedete che, come per altri password manager con interfaccia grafica, anche questo pass prevede questa, come dire, raffinatezza di pulire gli appunti per non lasciare traccia della nostra password il meno possibile. Per 45 secondi, ecco che se io faccio incolla anche nel terminale, no, non me lo lascia fare, incolla, no, nel terminale non me lo lascia fare. Scusate, pensavo di potervi far vedere la password copiata. Ci riprovo, eh. Ok, per 45 secondi è lì, vediamo se faccio incolla qui. Ecco, ho fatto incolla nella mia scaletta invece che nel terminale, visto che lì non funziona. E vedete utente 11. Ecco, cosa vi dicevo? Che la prima riga di quel file
è riservata alla password, tutto il resto è commento. Infatti il comando di copia della password, pass-c, copia solo la prima riga, quindi avete a disposizione in canna la vostra password, che è unicamente quella ma non il resto, da mettere nella vostra login sul sito web o dove volete. Ecco. Per 45 secondi, se passano 45 secondi, se fate un altro incolla, già non c'è più, eh? Tenete presente questo, infatti vedete che io sto facendo incolla ma è vuoto, non c'è più. Sono già passati 45 secondi. Poi, combinazione, vediamo un po' cosa ho messo qui, combinazione di comandi per generare una password. Ah ok, questa è la combinazione di comandi che abbiamo già visto sopra, non sto qui a rifarlo, ma il generate meno n, quindi generiamo una password di sole lettere e numeri, unito all'opzione meno c, non vi mostra nel terminale la password appena generata, ma la mette direttamente negli appunti. Ecco, ma questa è solo una combinazione di comandi che abbiamo già visto come sopra. Posso, ma sì, lo eseguo rapidamente, così seguo la scaletta e mi creo un ulteriore file di password, quindi facciamo così. Ecco, vedete, non vedo la password creata, mi ha creato il file user password test 3, ma non mi ha mostrato a terminale la password generata. Così ho proprio seguo la scaletta con tutte le prove, test 1, test 2, test 3 utente. Poi eliminare, naturalmente, perché adesso abbiamo creato, abbiamo modificato, abbiamo usato una password copiandola negli appunti e incollandola da un'altra parte. Però dobbiamo anche poterle eliminare se vogliamo. E quindi questo lo si può fare in due modi, diciamo, come accenno già qui fra parentesi. Si può fare anche semplicemente dal file manager. Se io voglio rimuovere la password, quella appena creata, la test 3, questa qui, se voglio rimuoverla c'è il comando pass remove. Basta che io gli dico quale. Quindi facciamolo per esercizio, pass remove. Prove test 3, enter. Lui mi dice: sei proprio sicuro di voler eliminare? Se dico sì, la elimina. Se dico no, non l'elimina. Diciamo sì, va, facciamo sì ed ecco è rimosso. Vedete che automaticamente il file è sparito perché gli ho detto di farlo sparire. Ricreo rapidamente con il comando di prima del generate questa password. Ecco, ricreo di nuovo il file test 3 perché l'ho appena ricreata. Per dirvi cosa? Per dirvi uno dei punti di forza di pass, che è quello che ho detto all'inizio, e qui forse vedendolo concretamente diventa più chiaro. Gestendo pass, il suo archivio pass, semplicemente con dei file e delle cartelle, delle sottocartelle, possiamo anche cancellarci un user password, un file, semplicemente dal file manager. Quindi io faccio, vengo qui Nautilus in file manager, dico questo test 3 non mi serve, faccio delete, l'ho cancellato e a questo punto non è che pass va in crisi perché non se lo trova più sotto i piedi, perché lui semplicemente ripercorre il percorso, la struttura di questa cartella principale con le sue sottocartelle. Quindi se io richiamo pass per elencare il mio archivio password, vedete che semplicemente non c'è più test 3 perché l'ho cancellato dal file manager, così come equivalentemente l'avevo cancellato prima con il comando specifico pass remove. Quindi vedete che il mio gestore, il mio archivio password è semplicemente un insieme di cartelle e sottocartelle. Posso sconvolgerlo come voglio a livello di file manager, posso strutturare come voglio queste cose, spostare un file al di fuori della sottocartella se voglio, lo posso anche fare, facciamo Ctrl X, Ctrl V. A questo punto sotto prove ci sono solo due file e qui già a primo livello c'è un file. Rifaccio il comando di visualizzazione dell'archivio e vedete che pass non gliene importa nulla, vi fa vedere che sotto prove ci sono due file e c'è direttamente sotto password store test 1. Quindi vedete che posso gestirlo sia con i comandi di pass sia direttamente nel file manager. Molto molto potente questa cosa, direi. Ecco, questo l'ho rimesso a posto, molto potente e appunto vi fa capire che anche senza pass, dovesse succedere qualcosa proprio al programma pass, io ho comunque i miei file con le mie password crittografate. Voilà.
Io posso anche eliminare varie sottocartelle, cioè varie, una sottocartella con tutti i file, inclusi, sottocartelle di sottocartelle, insomma, no? Quindi beh, creiamo una situazione, vediamo un po', prove copia, facciamo, ops, scusate, facciamo rinomina. Prove 2, qui magari facciamo test con sotto un file. Ok, se io faccio pass adesso, magari pulisco il terminale che è meno incasinato, faccio pass, vedete che c'è dunque una cartella, sottocartella prove con sotto i suoi file, una prove 2 che è quella che ho creato io con sotto una sottocartella con un file e due file. Io voglio eliminare questa cartella prove 2 con tutto quanto c'è sotto, quindi con il comando pass remove meno R, che vuol dire ricorsivo, quindi cancella anche tutto il suo contenuto, io posso fare questa operazione, così come ormai l'avete capito e lo dico anche qui, da file manager potrei semplicemente fare un delete di questa prove 2 per farla sparire completamente. Io vi mostro naturalmente anche il comando dedicato in pass, quindi ricorsivamente io voglio cancellare prove 2. Lui mi dice: sei sicuro di voler cancellare prove 2? Io dico di sì e lui mi conferma che ha cancellato tutto ciò che c'è sotto. E in ultimo prove 2 stessa, quindi vedete siamo tornati alla situazione di partenza, prove e basta, quindi faccio pass e vedete sono tornato al punto di partenza. Questo è il comando che pass vi mette a disposizione, ma appunto, ripeto l'ultima volta, potete fare queste operazioni magari in che modo più immediato e pratico direttamente nel file manager, proprio per questo punto di forza di pass che usa, sfrutta il file manager per queste operazioni. Ecco. Ecco, qui siamo praticamente quasi sì, praticamente alla fine. Abbiamo visto i comandi necessari di pass, abbiamo visto anche l'importante alternativa a livello di file manager per gestire e riorganizzare le nostre password senza necessariamente far capo a pass. Abbiamo visto come si mette una password negli appunti senza mostrarla, come si genera, come si inserisce, come si modifica un file con dentro la password. E c'è una cosa importante che devo ancora dire e che avete visto durante l'uso dei comandi, è la richiesta frequente della password di decrittografia di questi file. Ecco, cosa intendo? Intendo che non, almeno con Ubuntu, per difetto, una password GPG, una volta inserita la prima volta per tutta la sessione è valida. Cosa intendo? Che pass non è come altri password manager, non è direttamente lui protetto da una password principale, perché se usate già un password manager sapete che solitamente l'archivio viene sbloccato da una password principale, che è poi l'unica che dovete tenere a mente. Ecco, pass non ha insito questo meccanismo, ma sfrutta la password della chiave GPG con la quale vengono crittografate le password, sfrutta quel meccanismo lì. Fatto sta però che quel meccanismo lì è impostato, almeno in Ubuntu, in altre distribuzioni Linux non lo so, è impostato per difetto in modo che inserito una volta la password che sblocca quella chiave GPG per tutta la sessione, ovvero fin quando non uscite dalla vostra sessione, non fate logout o non spegnete il PC, non lo riavviate, sarà sempre valida e non vi viene più chiesta. Cosa implica questo? Che se non vi viene più chiesta, chiunque mette le mani sul vostro PC acceso, come in questo momento, può, sapendo che c'è pass e sapendo come usarlo, praticamente facendo semplicemente così, che ne so, voglio vedere che password sta dietro la user test 1, pass enter, se non ci fosse la richiesta della password, vedrebbe tranquillamente tutte le vostre password ad una a una, senza nessuno sforzo.
Ecco perché ho attivato quel sistema che mi chiede frequentemente la password. Ripeto, per difetto non è così, almeno nei sistemi Ubuntu. Quindi, per attivare questa richiesta di password e quindi non lasciare sbloccata una tantum il nostro archivio password e quindi lasciarlo, come dire, a disposizione di chiunque, tra virgolette, dobbiamo cambiare un paio di parametri nel nostro sistema di gestione di queste password GPG. Come lo facciamo? Il modo più semplice è, se non l'avete già installato, installarsi il programma di Conf Editor. Ovvero, ci sono anche dei comandi da terminale per fare questa cosa, però per me la cosa più semplice per noi, come dire, utenti comuni, è usare un programma interfaccia grafica che fa la stessa cosa ed è questo programma dconf editor. Quindi una volta installato dconf editor, che andate sempre a Ubuntu Software Center, cercate dconf e vi uscirà il dconf editor che è questo, con questa icona qua. Eccolo qua, programma molto spartano ma utile. Una volta installato questo programma, lo avviate, aprite di Conf Editor e o cercate con la funzione trova PGP, così vi si posiziona, oppure il percorso che vi mostro, che non è neanche lungo, entrate sotto Desktop, GNOME, Crypto, PGP, anzi cache, e vi ritrovate qui dove dobbiamo agire. Una volta che vi siete posizionati qui, dobbiamo cambiare due di queste tre voci che vedete qui. Una è il metodo di cache della password per la vostra chiave PGP. Cosa vuol dire? Che per difetto, come vedete qui, predefinito è session, quello che vi ho detto prima, quindi voi accendete il vostro PC. Sbloccate una volta la vostra password PGP perché usate pass o qualsiasi altra cosa o crittografate un documento, quindi una volta fatto una volta non vi verrà più chiesta questa password finché non spegnete il PC e non uscite dalla vostra sessione. Questo per difetto e questo comportamento noi lo vogliamo cambiare, vogliamo metterlo e lo mettiamo come timeout, ovvero a termine di tempo, quindi non per tutta la sessione, ma soltanto per un certo intervallo di tempo non vi chiederà più la password, se no ricomincerà a chiedervela e l'avete visto durante il video. La seconda voce da cambiare è per quanto tempo deve valere la password senza che venga richiesta un'altra volta di essere digitata. E questo qui è questa voce qui, TTL. Io qui, per esempio, sul mio sistema ho messo 60. L'unità è i secondi. 60 secondi vuol dire che per un minuto, da quando l'ho digitata, non mi viene più chiesta. Passato un minuto mi viene richiesta. Potete anche mettere 0, ve la chiede sempre da subito. Ecco, scegliete voi cosa preferite. Ho messo almeno un minuto, giusto per non doverla replicare troppe volte questa digitazione della password, magari in tempi brevi, ecco, intendo. Però diciamo che un minuto forse è un buon compromesso, ecco. Tuttavia potete scegliere o lo aumentate o addirittura lo diminuite fino a zero, ve la chiede comunque ogni volta, immediatamente. E con questa impostazione, appunto, come dico qui, ogni 60 secondi sul mio sistema mi verrà richiesto di digitare la password nuovamente. Potete mettere anche zero, come ho appena detto, vi viene chiesta sempre subito, immediatamente. Ecco, il dconf editor vi serve in modo diciamo pratico, senza comandi troppo complessi da terminale, troppo lunghi e complessi, di impostare questi due parametri. Una volta che avete impostato questi due parametri, il sistema PGP si comporterà di conseguenza, ovvero, come avete visto durante il video, vi chiederà la password ogni tot secondi, nel mio caso 60. Ecco. Questo è importante perché questo sistema, come dire, funge da password principale di protezione, che è sempre quella della vostra chiave PGP, quindi funge da password principale per sbloccare il vostro archivio password. Quindi ricordatevi che se io voglio copiarmi la mia password, faccio enter, mi viene chiesta. Questo è importante, eh? Ogni 60 secondi, adesso faccio annulla così.
non faccio niente. Comunque è importante proteggere, perché se lasciate il vostro PC incustodito, chi sa usare PASS senza lasciando le impostazioni per difetto, ovvero con la password valida per tutta la sessione, se voi l'avete già usata una volta, chiunque può accedere alle vostre password tranquillamente senza che gli venga chiesto niente. Quindi è importante attivare quella gestione a timeout, ovvero a tempo limitato, in modo da crearvi la password principale per poter accedere alle altre password. Ecco, questo è importante. Ultima cosa che fa parte, diciamo, mi ricollego ai punti di forza di questo sistema, è appunto il fatto che, poniamo che non ho più a disposizione PASS, sono su un PC nuovo, sono su un altro PC, io mi sono portato dietro, in buon italiano, mi sono portato con me su una chiavetta USB, la mia cartella delle password. Come faccio a vedere le mie password se non ho installato il programma PASS? Magari sono sul PC di qualcun altro temporaneamente, io posso decifrare, decrittografare i singoli file dei quali ho bisogno, e lui mi crea una versione in chiaro di questo file che io posso leggere, accedere e quindi prelevare la password da lì. Quindi facciamo finta che io non ho pass e dico: voglio vedere, ho bisogno di questa password, come faccio? Siccome è già appunto integrato il sistema di cifratura, decifratura in Ubuntu, posso fare semplicemente tasto destro e ecco, o faccio doppio clic o tasto destro per mostrarvi l'opzione apri con decifra file, perché essendo un file con nome estensione .jpg viene riconosciuto come un file crittografato, quindi mi viene presentata l'opzione apri con decifra file. Faccio così, mi chiede la password, che è la solita, chiaramente la password della nostra chiave che abbiamo creato all'inizio del video, IelmoNick, quindi è sempre la mia pippa. Decifro con la mia password, né più né meno che se stessi usando pass. Ecco qua, e vedete che mi viene creato in chiaro l'esemplare di questo file cifrato, mi viene creato in chiaro, ovviamente per la sicurezza. Se siete in un ambito che non è il vostro, sul vostro PC, così, però in urgenza, diciamo così, in emergenza, ecco qua, vedete, utente 11 con il commento che avevamo messo durante questo video. E quindi sono indipendente addirittura dal gestore password, che mi semplifica la vita, mi mostra la struttura del mio archivio password, eccetera, eccetera. Però, tutto sommato, puntualmente io posso anche non aver bisogno di pass, perché ho i miei file singoli cifrati con la mia chiave PGP. Quindi cancelliamo e torniamo al nostro archivio password. Ecco, quindi ho detto praticamente tutto, è stata un po' lunga, ma era anche un po' tanta roba da raccontare, insomma, è di questo archivio password che trovo molto interessante, molto leggero da usare. L'ultima nota, dicevo, a parte i soliti riferimenti web che vi lascio in descrizione del video, l'ultima nota è che questo pass ha anche la possibilità di, come dire, di sincronizzare e di salvare in rete, nel web, la nostra cartella delle password, il nostro archivio password, sul sistema JIT. Per chi ha JIT, ha un accesso a JIT. E qui sto parlando più di sviluppatori, più che di utenti comuni come noi. Quindi chi ha accesso a questo sistema JIT, che è un sistema open source per gestire progetti software e controllare le versioni del codice software, insomma, chi è sviluppatore sa di cosa sto parlando. Non andiamo troppo nel dettaglio, qui vi lascio i riferimenti se vi interessa informarvi. Comunque, chi ha un accesso a JIT può, con dei comandi che non vi ho mostrato in questo video, ma che si possono vedere nel manuale di PASS, appunto, può sincronizzare, può salvare la cartella Password Store, questa cartella nascosta, direttamente su JIT, quindi in rete, in internet, come se fosse una cloud, una nuvola, e averli sincronizzato lì, dal quale potervi accedere magari da più PC, da più stazioni di lavoro. Ecco, questa era l'ultima nota che valeva la pena segnalarvi. Con questo ho concluso la carrellata su questo interessante strumento, leggero,
rapido da usare, interessante, secondo me, per vari aspetti, come ho detto, anche secondo me migliore di altri, tanti altri password manager, magari che sembrano più confortevoli per l'interfaccia grafica, ma che hanno rispetto a questo altri punti meno validi. Vabbè, fate le vostre considerazioni, vedete se vi incuriosisce questa cosa, magari provatelo così, giusto con una password o due, vedere se vi conviene come utilizzo. E spero che, come sempre, che anche questo video vi sia risultato interessante. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima occasione. Ciao ciao!